Ciao a tutti, oggi parleremo di un argomento che interessa da vicino la vita di soprattutto di noi donne, la menopausa. La vita di una donna, molto più rispetto a quella dell'uomo, è interessata da bioritmi che si susseguono ciclicamente, a volte in equilibrio, a volte un po' meno, sotto l'influenza di ormoni che per lo più in questo caso parliamo proprio di ormoni sessuali e ormoni legati alla riproduzione. Questi ormoni hanno un sovrannumero, un'esplosione proprio durante la fase della pubertà, per poi seguire tutta la vita di una donna andando gradualmente a scemare fino a una sottoespressione, quindi a una cessazione, nel momento proprio di cui abbiamo parlato, che prende il nome di menopausa. Menopausa, questa parola che effettivamente purtroppo ancora oggi desta delle preoccupazioni, un po' di paura e quasi anche di imbarazzo nella vita delle donne. Io mi capita spesso anche con il mio lavoro di incontrare donne che solo per anche chiedermi dei consigli, dei pareri, aspettano appunto di essere sole per proprio l'imbarazzo nel parlarne. Io spero proprio con questo video di rompere un po' questi tabù e di far capire che invece dobbiamo vivere serenamente, e anche vedremo anche con l'aiuto sono delle sostanze che ci possono aiutare in quelli che sono tutti i nostri possibili disagi. Cosa succede infatti? Cos'è che ci fa così paura? Intanto sicuramente è la difficoltà nel gestire quelli che sono tutta una serie di disturbi, adesso ne elencheremo giusto i più importanti. Sicuramente in primis penserete alle caldane, alle cosiddette appunto vampate. Questo è magari il fastidio più manifesto, quello che ci desta più imbarazzo, perché sopravvengono senza che magari nel momento in cui non ce l'aspettiamo, portando appunto una serie di disturbi visibili, quale l'alzamento della temperatura. Si manifesta quindi visibilmente con magari un rossore soprattutto al viso, sudorazione, è dovuto principalmente agli squilibri a carico del sistema cardiocircolatorio e del sistema nervoso. A questo poi infatti si sommano tutta una serie di fragilità a livello emotivo, quindi una maggiore irritabilità, sbalzi dell'umore, umore spesso anche depresso. Ci possono essere delle forme di depressione che magari variano di donna in donna, perché i disturbi non saranno mai uguali in ciascuna di noi. A questa emotività, questa fragilità emotiva, si aggiunge poi anche una fragilità effettivamente fisica dovuta nei cambiamenti a carico per esempio del sistema osteoarticolare, quindi le ossa magari nella produzione di calcio si indeboliscono, piuttosto che anche la pelle, le mucose, i capelli, la pelle si assottiglia, vi è una maggiore disidratazione. E per completare il quadro, alcune volte, magari non sempre, può capitare di sentirsi particolarmente gonfie oppure di avere magari un aumento del peso, soprattutto a carico dell'adipe, del grasso che si localizza soprattutto nella fascia addominale. Ecco, tutto questo quadro, che effettivamente può sembrare alquanto apocalittico, in realtà non è poi così drammatico come possa sembrare. Se io vi dicessi infatti che in realtà delle soluzioni ci sono, e se vi dicessi addirittura che queste soluzioni ci arrivano proprio dal mondo naturale e che quindi, salvo alcune eccezioni, sono prive di controindicazioni e prive di effetti collaterali. Quindi, prima di andare ad analizzare nello specifico di cosa appunto andremo a parlare, cerchiamo di capire cosa avviene quindi dietro le quinte, cos'è che muove quindi questi meccanismi che ci portano ad attraversare questa fase delicata della nostra vita nelle donne. Intanto diamo un nome a questi ormoni. Il responsabile, quindi chi muove i fili di tutto, è l'asse ipotalamo-ipofisi. L'ipotalamo è un'area situata nel nostro cervello che collabora strettamente con una ghiandola, che è appunto l'ipofisi, nel inviare e ricevere dei segnali che sono quelli poi che reggono il ciclo riproduttivo. Questi segnali vanno quindi a regolare l'espressione di quali ormoni in particolare. Parliamo, quindi diamo un nome e cognome, parliamo di estrogeni, che sono un'intera famiglia, tra cui l'estradiolo per esempio è tra i più importanti, e che regolano la maturazione, quindi rilascio e maturazione delle ovocellule, le quali poi, una volta avvenuta questa maturazione, sempre tramite un insieme di segnali medieranno per il rilascio del progesterone, che è l'altro ormone particolarmente importante, perché fa sì che venga, diciamo, favorito l'attecchimento dell'ovulo nell'utero qualora ci sia la fecondazione, oppure che venga questo ovulo eliminato attraverso il menarca e quindi il ciclo mestruale.
Cosa succede quindi nel momento in cui arriviamo alla fase, diciamo, al periodo della menopausa? Chiaramente dobbiamo specificare che la donna, quindi la cellula fertile femminile, quindi l'ovocellula, rispetto alla cellula spermatica maschile, non viene prodotta per tutto il ciclo della propria vita, ma avrà ogni donna avrà un numero unico e specifico di cellule uovo che in ogni ciclo verranno pian piano, andranno incontro all'esaurimento fino quindi ad esaurirsi del tutto. E proprio questo è il momento in cui ci inizieranno un po' questi piccoli squilibri ormonali. A cosa sono dovuti? L'estrogeno, gli estrogeni, anzi appunto questa famiglia, continueranno nella loro espressione, però non saranno più tanto regolari, ma ci sarà, diciamo, un'oscillazione che sarà data a un sovraccarico alternato spesso invece a una mancata a un mancato rilascio. Ed è questo proprio il momento iniziale, quindi quello che è così definito climaterio, cioè l'avvicinarsi, il periodo pre-menopausa, dove praticamente abbiamo un ciclo a spot, un ciclo discontinuo. Ed è questo il momento più difficile, quello dove dobbiamo effettivamente intervenire, come vedremo. Per quanto riguarda invece il progesterone, non mancando, diciamo, il proprio ruolo, che è quello quindi di captare la cellula matura per farla attecchire quindi all'utero, a questo punto quindi sarà sottoprodotto, quindi non verrà meno, e anche in questo caso ne conseguiranno tutti insieme di disturbi di cui abbiamo accennato. Vediamo adesso quindi al nocciolo della situazione, quindi al pieno dell'argomento. La natura, abbiamo detto, ci offre dei rimedi non per sostituire, ma per modulare e per affievolire, quindi rendere più meno, diciamo, evidenti e meno stressanti per il nostro fisico tutta questa serie di problematiche di cui abbiamo parlato. Per quanto riguarda gli estrogeni, quindi per quanto riguarda la modulazione degli estrogeni, abbiamo un'intera famiglia di piante che sono le leguminose, tra cui in primis spicca la soia, spicca il trifoglio rosso piuttosto che il luppolo, che contengono dei composti nei propri tessuti chiamati isoflavoni, che sono dei veri e propri estrogeni di origine vegetale. Li chiamiamo infatti fitoestrogeni. Questi estrogeni hanno una forma, quindi una struttura simile agli estrogeni che normalmente produciamo, e quindi andranno ad occupare i recettori occupati normalmente dagli estrogeni, assolvendo alle loro funzioni. Non sarà una sostituzione in questo caso, perché proprio è un ruolo ancora più importante, andando quindi a sostituirsi, quindi competendo con gli estrogeni nella fase di sovraespressione, di sovraccarico, ed avendo però il fitoestrogeno, rispetto all'estrogeno, un'attività più blanda, quindi meno, diciamo, efficiente, modulerà quindi l'eccesso. Di conseguenza, invece, d'altro canto, quando ci saranno le fasi di mancato rilascio, le andranno a sostituire. Questo in che cosa si traduce? Si traduce principalmente nel miglioramento, quindi, di quella che è la condizione delle caldane, quindi di questi sbalzi di umore e di depressione. In particolare possiamo ulteriormente rendere più efficiente l'azione di questi fitoestrogeni andando a lavorare sulle singole, quindi, problematiche, perché ogni donna, ciascuno di noi, potrà avere più accentuato un aspetto piuttosto che un altro. Per quanto riguarda quindi il presentarsi delle caldane, associando ai fitoestrogeni l'azione di un'altra pianta chiamata cimicifuga, che agisce invece sul rilascio dell'ormone luteinizzante, quindi andiamo proprio a ridurre, proprio scientificamente, da studi provati scientificamente, andiamo a ridurre la frequenza dell'insorgere di queste caldane, che verrà ridotta addirittura fino al 70%, di caso in caso chiaramente. Mentre se vogliamo agire in modo più efficiente sui disturbi legati quindi all'umore, prendiamo in considerazione due piante che la fanno leader dal punto di vista del tono dell'umore, che sono la grifonia e la rodiola. La grifonia perché contiene quello che è il 5-idrossitriptofano, cioè il precursore della serotonina. La serotonina, come ben sapete, è l'ormone della serenità, quindi del rilassamento, mentre la rodiola agisce proprio sulla inibizione della ricaptazione della serotonina, che quindi rimarrà in circolo per più tempo. E così quindi vedrete visibilmente una riduzione nel tono dell'umore e quindi nelle fasi depressive. Abbiamo così visto un po' come arginare quelli che sono i disturbi legati agli estrogeni. Vediamo invece come aiutare la mancata o comunque la ridotta produzione del progesterone. Anche in questo caso la natura ci tende una mano. Abbiamo quindi due piante che assolvono, quindi che sono progesterone-like, quindi assolvono il ruolo del progesterone,
tra cui quindi spicca la Dioscorea, che è una pianta di origine sudamericana, che il cui utilizzo, così l'abbiamo scoperto, era testimoniato in scritti antichi addirittura nella popolazione degli Incas, dove pare che le donne in età matura ne facessero uso proprio per questo motivo. Affiancando la Dioscorea all'agnocasto, che ha un'azione quindi analoga, andiamo proprio a potenziare quindi questa sinergia, a potenziare i disturbi relativi al calo del progesterone. I disturbi quindi che, come dicevamo prima, accennavamo prima, in questo caso specifico sono relativi al senso di gonfiore, all'aumento del peso, anche all'irritabilità comunque, ma essenzialmente concentrati su variazioni a livello proprio fisico, quindi del peso. Questi sono dei disturbi che si presentano in effetti anche in età fertile e sono quelli che riguardano proprio la sindrome premestruale e soprattutto quei cicli irregolari, quindi dismenorrea, amenorrea. Quindi queste due piante tornano utili non soltanto in menopausa ma anche nella vita fertile di una donna. Oltre a queste che sono quindi le piante base, quindi fondamentale per aiutarci in questa fase delicata della nostra vita, ci saranno anche tante altre piante coadiuvanti che possa aiutare quindi il rilascio dell'osteociti, quindi per rafforzare le ossa, per rafforzare e idratare la pelle, rilascio di collagene, rilascio di acido ialuronico. Insomma, tanti sono gli aiuti di cui possiamo beneficiare. Se quindi questo diciamo piccolo excursus vi ha aiutato e se avete altri dubbi, altre perplessità che volete pormi, sarò lieta di rispondervi. Mettete mi piace, condividete il video, contattatemi e sarò lieta quindi di rispondervi.